al cancelletto di partenza. Lui ha un vantaggio su Omod di 56 centesimi di secondo. Deve attaccare quassù se vuol farcela. E non è male, ma Omod è stato nettamente meglio. Comunque sempre un grandissimo sciatore Fondroni. Il gigante dal punto di vista estetico. C'è un paio di stagioni che sta veramente facendo vedere come si scia in gigante, soprattutto su tracciati ancora più difficili di questo, e si scia molto bene. Vediamo un po' come arriverà all'intermedio von Grunigen. Saranno vicinissimi, perché Omond sopra è andato proprio fortissimo. 56-27, vedete che mantiene, ha perso 3 decimi von Grunigen, ma gliene sono rimasti ancora 3 da amministrare, non sono certamente tanti. Vediamolo un po' in azione. Decisive le ultime porte, dove von Grunigen non può certamente dormire, ma non può nemmeno rischiare troppo, perché se dovesse tagliare finirebbe inesorabilmente fuori la terz'ultima porta. Sta per entrare sul muretto finale, eccolo in azione. Ha tagliato, caspita, si è preso un gran rischio. Vediamo se tiene sta linea, ce la dovrebbe fare. Mamma mia, 30-92, ce la fa, ha rischiato moltissimo. Grande gara questa sera del Liechtenstein, quinto l'anno scorso ad Interstoder. Per come l'ho visto sciare, se non si emoziona, questo è sicuramente un tracciato molto buono per lui, che ha una fluidità, una continuità di movimento veramente straordinaria. Qua è rimasto molto fermo sullo sci, ha dovuto aspettare proprio fino alla fine per cambiare, qualcosina ha lasciato. Sì, bisogna vedere che volontà ha di prendersi dei rischi. È chiaro che per vincere la gara deve rischiare anche questa seconda manche, e nella sua posizione, la prima volta che si trova in questa situazione, non è facile, però bisogna farlo, perché certe occasioni farlo. Tante volte, Carlo, capitano più. Certi treni passano una volta sola. 56-27 l'intermedio di von Grunigen, 56-19, è in vantaggio di 8 centesimi, i due hanno fatto gara parallela fino adesso. 8 centesimi era lo stesso vantaggio che aveva al termine della prima prova Kim Fogg, e pensate che ha sbagliato un po' in alto, ce la può fare. Tutto dipende dal muro finale, qui ha voluto tagliare, secondo me qualcosina ha dovuto fare, sì, ha dovuto grattare un po' di più. Ha alzato parecchia neve anche. E lì potrebbe aver perso qualcosa. Vediamolo un po'. Porte. È entrato con molto anticipo, qui adesso invece sta cercando di lasciar correre di più. 2.30, primo a Kim Ford con 16 centesimi di vantaggio, assolutamente incredibile, grande vittoria di questo atleta e grandissima vittoria assolutamente inaspettata, nessuno mai avrebbe puntato su di lui. Vedete, von Grunigen è il primo che va a complimentare. Seguiamo la gara di Albertone, vediamo un po', 1.88 il suo ritardo al termine della prima prova. Lui stesso ha detto che non ha attaccato nella prima prova, ha perso altri 5 decimi in questa seconda manche, 4 direi. Vediamo un po'. Dai Alberto. Sempre un po' statico, cioè, vero, manca di fluidità, ma anche ridotto al minimo i movimenti. E poi non dà mai la sensazione di aggredire, Sì, probabilmente lui adesso, da quanto posso vedere da questa immagine, sta esaurendo in troppo poco spazio. Eccolo ora, sul muro. Qui meglio, qui è sciato molto bene. Vediamo se qui è stato difficile, secondo me è sciato benissimo. Guardate che roba, guardate cos'ha recuperato.